Ecco, se vuoi che ti prendiamo in agenzia, devi fare il corso di dizione. Scappa. Ecco, se vuoi che ti prendiamo in agenzia, devi avere un buon book fotografico, fatto ovviamente con noi. E dovresti realizzare con noi il tuo showreel. Scappa. Costa solo 1500 euro. Scappa senza voltarti. Ciao, in questo video ti dico come evitare fregature e come trovare la tua agenzia di spettacolo. La tua vera agenzia di spettacolo. Ma ti insegno soprattutto a non farti fregare il tuo denaro. Coloro che ti fanno proposte come quelle che ti ho mostrato all'inizio del video non sono agenti, sono furfanti. Questi mascalzoni si fingono tuoi amici e ti danno persino la possibilità di pagare a rate e solitamente millantano conoscenze importanti nell'ambiente dello spettacolo. Ti do un suggerimento: se incroci la tua strada con uno di questi cialtroni, prendi tempo. Ci devo pensare. Faccio due conti e ti faccio sapere. Dammi un paio di giorni, è per parlarne coi miei. E poi fai come Kaiser Sose. Sparisce. Infatti le vere agenzie non lavorano chiedendo a te il denaro tuo per sostenersi, ma incassano in percentuale in base ai tuoi lavori. Se non lavori perché non superi i casting, nemmeno loro incassano. Quanto è questa percentuale? 20% per la pubblicità, 10% per il cinema. Hai capito ora perché le vere agenzie non accettano tutti quelli che vanno a bussare alla loro porta e perché fai così fatica a fissare un colloquio per farti conoscere? Non voglio sollecitarti a diffidare da chiunque ti fissi un incontro, ma tieni gli occhi bene aperti. E soprattutto dubita di chi ti viene a cercare a casa. Le agenzie serie non fanno giornate di selezione in un qualsiasi albergo e meno ancora ti fanno trovare nella mail o nella cassetta della posta inviti a presunte giornate di selezione. Non fanno queste cose perché a loro non interessa avere 1000 attori da gestire. Se è palese che non funzioni, averti tra i loro attori per loro è solo una perdita di tempo, perché il 10% o il 20% di zero è sempre zero. C'è una bellissima serie TV francese che parla proprio di agenti di attori di cinema. Si intitola 10%, 10%, tradotta come chiami il mio agente. Ti mostra in alcune puntate come ci sono attori che non funzionano più e che pertanto dall'agenzia vengono scaricati. In più, riuscire ad ottenere un colloquio con un agente non significa automaticamente essere presi in agenzia. Ma come fai a cercare qualcuno che possa prendere a cuore la tua carriera? La cosa migliore da fare sarebbe farsi presentare da qualcuno che fa già parte di quell'agenzia. Se hai un amico attore, cerca in rete il suo nome, più il suo cognome, più la parola agenzia. Per esempio, Lorenzo Trombini, agenzia. Scoprirai qual è la gente che lo rappresenta. Poi, dal momento che è un tuo amico, chiamalo e chiedigli se gli andrebbe di presentarti, accompagnandoti alla sua agenzia. Senti, mi faresti conoscere la tua agente? Se non lo vedi convinto, però, non insistere troppo. Se non ti vuole accompagnare, avrà i suoi buoni motivi. Un altro modo è provare a cercare in rete le agenzie e provare a contattare uno degli attori rappresentati tramite social per avere qualche dritta. Oppure semplicemente prova a chiamare in qualche agenzia per chiedere di essere vista o di essere visto. Non insistere se hai mandato le foto e non ottieni troppi riscontri. Non è il caso di fare più di 3 solleciti. Passa alla prossima in lista. Oppure get a real job. Lascia il tuo commento se hai avuto a che fare con agenti o finti agenti. Potrai essere utile agli altri e faremo una bella lista di cialtroni. Questo video è supportato da Artisti7607. Se vuoi sapere chi sono, lascio il link in descrizione. E in descrizione lascio anche il nome di qualche agenzia seria. Ricordati di lasciare un like e di guardare gli altri video sul canale. Io direi che questa ce l'abbiamo. Lascia il tuo commento se hai avuto a che fare con... Lascia il tuo commento se hai avuto a che fa... Lascia il tuo commento se hai avuto a che fare con... Lascia il tuo...